Sì, buonasera, grazie per essere qui. Solo un minuto, una presentazione della conferenza di questa sera. La conferenza di Marco Malvaldi è organizzata dalla Scuola Normale, ma più precisamente dal Centro di Ricerca Matematica Ennio Di Giorgi. E quindi, diciamo, questo ci spiega perché si può parlare di matematica e di calcio. Almeno se uno prende un punto di vista. Il punto di vista che volevo prendere è quello che aveva propagandato tanti anni fa von Neumann, che diceva che le persone pensano che la matematica sia complicata perché a volte non si rendono conto di come è complicata la vita. Von Neumann era un genio ed era anche un famosissimo edonista, quindi era una persona che aveva probabilmente una tolleranza relativamente bassa a tutta una serie di complicatissimi rituali che a volte la vita ci impone. E quindi, per esempio, è opportuno parlare di matematica e calcio il 1° d'aprile, che è un giorno in cui alcuni rituali si possono violare senza che nessuno si senta offeso da questo. Però, a dispetto di questa coincidenza, credo che l'argomento, che cerchiamo di trattare in maniera anche spiritosa, sia un argomento serio, perché la matematica e il calcio condividono una serie di caratteristiche importanti. Secondo alcuni la matematica è un esercizio simile alla danza, questo era Valéry, e secondo altri, per esempio Pelé, il calcio è una sofisticata forma di danza che fa intervenire, tra le tante cose, un pallone, anziché un partner. Io penso che la matematica e il calcio abbiano delle cose in comune, in particolare il fatto che ci piace giocare come esseri umani, il fatto che siamo competitivi, il fatto però che allo stesso tempo, quando facciamo le cose a modo, cerchiamo di competere attraverso delle regole. La matematica è fatta anche di regole che sono dure e che a volte ci implicano un sacco di lavoro per poterle applicare a modo. Grazie per essere qui, l'ho fatta anche troppo lunga, e soprattutto grazie a Marco che ci illustra un pochino il nesso tra questi due mondi, il calcio e la matematica. Grazie, grazie Stefano. Grazie a tutti voi per essere qui oggi. Io appunto per i primi 2-3 minuti non avrò il mio solito eloquio spigliato, perché il fatto di trovarmi in sala azzurra alla Scuola Normale mi emoziona lievissimamente, quindi appena il materasso che ho al posto della lingua si sarà un attimino stratificato, comincerò a parlare in maniera comprensibile. Incominciamo subito a parlare di matematica e calcio, partendo da forse il primo esempio in Europa di quando la matematica è stata applicata al calcio. Qui vediamo una sequenza che c'è forse particolarmente grata: l'Italia che sconfigge l'Inghilterra ai rigori agli europei del 2012. E perché mostro questa diapositiva? Perché in questo particolare frangente è stato tentato un esercizio di distrazione piuttosto pesante nei confronti di Alberto Gilardino, che potete vedere tutti chiaramente. Nel caso in cui non lo possiate vedere chiaramente, notate che il signore alle spalle di Joart si è denudato per tentare di distrarre Gilardino. La cosa non ha funzionato in questo caso. Ma un altro tipo di distrazione, un pochino più professionale, si è verificato il 21 maggio del 2008, quando Edwin van der Sar va a contrastare il 7° rigore nel corso della finale di Champions League fra Manchester United e Chelsea. Vediamo qual è il comportamento di van der Sar, perché è un pochino strano. Si posiziona sulla linea di porta, allarga le braccia e fa segno ad Anelka, che sa dove vuole tirare, reiteratamente. Anelka si innervosisce, cambia direzione e festa grande per il Manchester United. Per quale motivo dico che questo è un esempio di matematica, mentre vediamo i giocatori del Manchester che festeggiano? Perché succede, prima di questa partita, una cosa piuttosto strana. Un matematico israeliano, amico di Avram Grant, l'allenatore del Chelsea, dice ad Avram Grant che ha studiato quantitativamente tutti i portieri di tutte le squadre di calcio europee,
e che ha notato in Van der Sar una particolarità. Gli dice qual è questa particolarità e sulla base di questa particolarità Grant dà delle precise istruzioni ai suoi giocatori e per capire quali, scusate, andiamo a vedere come tirano i rigori, come tireranno i rigori i rigoristi del Chelsea. Per primo Frank Lampard che tira alla destra, poi Giuliano Belletti che tira a destra, poi Michael Ballack che tira a destra, poi va a tirare Ashley Cole che tira a sinistra, pesce d'aprile, tira a destra anche Ashley Cole. Dopo John Terry e Solomon Kalou, entrambi tirano a destra. A questo punto Edwin van der Sar comincia a sospettare qualcosina. Che cosa sospetta van der Sar? Che ci sia una tattica. C'è una tattica dietro tutto questo? Sì. Prevede di tirare sempre a destra? No, assolutamente no. Yehud Gordon ha notato è che Edwin van der Sar si butta in modo preponderante dalla parte dominante del rigorista. Cosa significa? Quando uno va a tirare un rigore, solitamente preferisce tirare dalla parte del piede opposto. Se è sinistro, tirerà alla propria destra, otterrà un tiro d'interno piuttosto efficace, molto più frequentemente di quanto non tiri verso sinistra. E il contrario, i destri tirano preferibilmente verso sinistra e con un 20-30% verso destra. Tutti i portieri questa cosa la sanno e quindi quando vanno a parare un rigore si tuffano prevalentemente dalla parte dominante del rigorista. Van der Sar semplicemente esaspera questa scelta all'eccesso. Il 93% delle volte nei 114 rigori che Van der Sar ha tentato di parare in carriera, il 93% delle volte si è buttato dalla parte dominante. Gordon dice questa cosa a Grant e Grant dà ordine a tutti i rigoristi di tirare dalla loro parte non dominante. Fa solo un piccolo errore, sceglie tutti i calciatori destri, tutti tranne uno, Ashley Cole, che però sostituisce all'ultimo momento un altro giocatore infortunato e non è stato informato della cosa e quindi tira a destra anche lui. A questo punto io immagino che vi sentirete sollevati, perché potreste pensare, scegliere di tirare una sequenza di calci di rigore sempre dalla stessa parte, la parte destra del tiratore, quindi la parte sinistra del portiere, sia una scelta assolutamente cretina. Da un punto di vista di come è fatto l'essere umano, e invece potrebbe essere in assoluto la miglior strategia possibile per vincere una sequenza di rigori. E andiamo a spiegare perché. Allora, queste sono due sequenze di testa o croce che sono state generate, una in modo casuale, con un semplicissimo Monte Carlo, e una in modo non casuale. Ho cominciato a battere sulla tastiera i tasti T e C, così. Quale delle due, secondo voi, è la sequenza casuale? La sequenza numero 2, quella in basso, ha delle sequenze di croci e di teste un po' sospette, particolarmente 7 croci di fila verso la fine della sequenza, una sequenza da 100, appunto, da 100 estrazioni. E quindi, qual è secondo voi la sequenza casuale? Se non fosse una conferenza alla scuola normale, sarei abbastanza certo che la maggior parte delle persone sbaglierebbero. Essendo qui non ne sono poi così sicuro. Qual è la sequenza casuale? È la seconda ed è proprio la presenza di sequenze lunghe che ce lo dice, perché la probabilità che una croce segue, che 7 croci si presentino in fila una dietro l'altra può essere più o meno approssimata. Anzi, è diciamo un mezzo per un mezzo per un mezzo elevato alla settima.
ma se abbiamo a disposizione 100 possibili estrazioni, quindi su una sequenza di 7, 93 possibili partenze, una probabilità così bassa comincia piano piano a diventare non trascurabile. E in effetti in una sequenza di 100 estrazioni la probabilità che 7 teste o 7 croci si presentino è ben più alta, è circa il 70%, ben più alta che non si presentino. Quindi, se uno conosce le leggi della probabilità e della statistica, può capire bene, può intuire correttamente che la sequenza casuale è quella sottostante. Però gli esseri umani che non hanno studiato matematica, cioè ahimè, particolarmente la statistica e la probabilità, cioè la maggior parte di noi, particolarmente se si va a parlare di portieri di calcio, e questo tipo di intuizione non ce l'ha. E per capire fino a che punto non ce l'ha, alcuni ricercatori sono andati a vedere come si comportano i portieri di fronte appunto a una sequenza di calci di rigore, trovando che si presenta quasi sempre con enorme frequenza la cosiddetta fallacia dello scommettitore, ovvero il fatto che noi confondiamo due cose: la probabilità che una testa o una croce si presenti quando lanciamo una monetina, che è equiprobabile, con l'ordine di apparizione della stessa. Noi siamo convinti che se viene croce una volta, se viene croce due volte, se viene croce tre volte, la volta dopo no, è indipendente da quello che è successo prima. La monetina non conosce la storia. Il portiere, essendo un essere umano, sì, per cui cosa succede? In tutte le sequenze di rigori tirate, che sono state circa una sessantina, studiate da questi due signori, Misil Rizzoi e Haggard, hanno trovato una cosa piuttosto vistosa. Se due giocatori tiravano un rigore dalla stessa parte, quindi il primo giocatore, il giocatore numero uno, tira a sinistra, il giocatore numero due tira a sinistra, nel rigore successivo il portiere si butta dalla parte opposta a quella a cui sono stati tirati i primi due rigori il 64% delle volte. Ancora peggio fa il nostro portiere quando i primi tre rigori in sequenza sono stati tirati dalla stessa parte, qui si raggiunge un piuttosto assurdo 95%. Quindi tirare sempre dalla stessa parte può far cadere il portiere in un errore cognitivo che, essendo un essere umano, probabilmente non è in grado di controllare, la fallacia dello scommettitore. Quindi, primo problema. Secondo problema. Molto probabilmente, quando va a parare un rigore, un portiere è piuttosto stressato, molto meno di chi lo va a tirare, perché la situazione per il portiere è ideale. Se non lo para, va tutto come deve andare, se lo para diventa un eroe. Però c'è una particolare situazione nella quale il portiere può avere un livello di stress maggiore, ed è quando la sua squadra è in svantaggio. E qui viene fuori un altro errore cognitivo, meglio, non proprio un errore cognitivo, ma una caratteristica nostra cognitiva, che è la cosiddetta deriva verso destra. Quando voi incontrate una persona, un vostro amico, cosa fate? Vi date la mano destra, oppure vi scambiate un bacio sulla guancia. Che guancia porgete prima? Da che parte vi sporgete? Il 95% delle persone si sporge dalla parte destra. Quando ci troviamo in situazioni in cui siamo a nostro agio, ci spostiamo dalla parte destra. Quando siamo in situazioni nelle quali non siamo a nostro agio, di solito facciamo il contrario. Allora, sempre studiando le sequenze di rigori, è stata trovata una cosa piuttosto strana. Quando la squadra il cui portiere si presenta tra i pali è in vantaggio o è in parità, i portieri si buttano in modo equiprobabile a destra o a sinistra.
ma quando la propria squadra è in svantaggio, le cose cambiano pesantemente. In una situazione di stress, il portiere si butta alla propria destra, quindi usa il piede sinistro come piede di spinta, il 74% delle volte. Quindi, la scelta di tirare i rigori sempre dalla stessa parte, nella fattispecie a sinistra del portiere, potrebbe non essere una scelta così cretina, come sembrava all'inizio, anzi, da un punto di vista di teoria dei giochi, potrebbe essere in assoluto la scelta migliore possibile. E il fatto che Edwin van der Sar l'abbia sborneata prima in modo del tutto scorretto e inconsapevole ha rovinato un meraviglioso esempio di applicazione della matematica al calcio. Quindi, questo è il primo argomento del quale vi volevo parlare. Appunto, in che modo la matematica può aiutare a vincere una sequenza di calci di rigore. Prima di passare all'argomento numero 2, una piccola ricreazione e una piccola digressione dalla matematica alla fisica. In particolare su situazioni molto difficili da gestire, proprio da un punto di vista fisico. Per esempio, giocare su un campo del genere potrebbe causare qualche problema, specialmente per chi attacca sul lato sinistro. Ma un'altra situazione piuttosto difficile da gestire nella vita reale si ha quando questo signore che vedete si presenta per battere una punizione. Il signore in questione è Andrea Pirlo, che qui esegue la sua punizione maledetta. La punizione viaggia circa all'inizio 110 km orari, parte bella diritta. Qui appunto mi scuso per questa immagine di giocatori della Juve che esultano, so che è una cosa molto brutta da vedere e chiedo il vostro perdono. Ma la cosa particolare, va benissimo, no signore, è questa. Guardate bene la palla che parte dal piede di Pirlo e guardate la rotazione, quasi nessuna. La telemetria dirà circa 10 giri al secondo, praticamente niente. Praticamente assente, la palla a un certo punto si abbassa automagicamente. È inutile cercare però se sia stata rilasciata una tessera del tifoso a nome H. Potter dalle parti di Hogwarts, perché la spiegazione ha a che fare con la fisica e allo stesso tempo, pur avendo a che fare con la fisica, ci dice che la situazione in questione è assolutamente impossibile da gestire da parte di un portiere. Di solito, quando si tira una punizione per fare gol, si sfrutta il cosiddetto effetto Magnus. Che cosa succede? Il calciatore imprime alla palla una rotazione notevole. La palla ruota. Per effetto di questa rotazione si crea una zona nella quale il flusso di aria scorre più velocemente, dove il verso della rotazione e la direzione della palla vanno d'accordo, e una zona nella quale il flusso dell'aria scorre più lentamente, in quanto la rotazione della palla è contraria alla direzione. Due diverse velocità dell'aria e, secondo la legge di Bernoulli, quindi due differenti pressioni, perché maggiore è la velocità del fluido, minore è la pressione che questo esercita sulla superficie che vede. In conseguenza di questo, di questa differenza di pressione, la palla devia dalla traiettoria rettilinea spostandosi verso la zona di bassa pressione. Questo in teoria. Per vedere da un punto di vista sperimentale cosa può succedere nel calcio se si usa l'effetto Magnus, Diego Armando Maradona, da una distanza di 10 metri, sfruttando questo simpatico effetto fisico del quale è probabilmente inconsapevole da un punto di vista numerico, e facendo ruotare la palla a circa 3.000 giri al minuto, riesce a mandarla sotto l'incrocio dei pali. Ho parlato personalmente, per motivi collaterali, con Eraldo Pecci, che è il giocatore che porge la palla a Maradona prima di questo gol, e
Eraldo Peci mi ha raccontato che prima della punizione c'è stato un conciliabolo di 10 secondi in argentino-romagnolo. Maradona chiede: dagli un pochito a chi? Peci risponde: non ci passa. Dagli un pochito a chi? Non ci passa. Diego, non ci passa. Dagli a chi io ti faccio licenziare. Aveva ragione Maradona. Che cosa succede invece alla palla calciata da Pirlo, che abbiamo visto praticamente non ruota? Per capirlo si può fare un esperimento mentale, si può provare a prendere una pallina da ping pong e metterla sotto il rubinetto dell'acqua. Prima aprendo il rubinetto dell'acqua molto piano e vedremo il fluido ben educato che bagna tutta la pallina sopra e sotto. Poi proviamo ad aprire l'acqua invece violentemente e lì il fluido non sarà più così regolare, bagnerà la pallina davanti e incomincerà a schizzare sotto forma di tante goccioline. La stessa cosa capita a una palla che si muove velocemente in aria e appena. Se la palla parte piano, il flusso intorno alla sfera è laminare. Non ci sono vortici, non ci sono turbolenze, ma come la velocità aumenta, si creano dei vortici dietro la palla, delle zone di minor pressione, e se aumentiamo ancora la velocità della palla avremo un flusso turbolento dietro la palla, quindi una maggior pressione davanti e una minor pressione dietro rispetto a quella, a un attrito minore rispetto a quello che si avrebbe in condizioni di flusso laminare. Quindi una palla che viaggia nell'aria, se viaggia molto velocemente, viaggia in regime di flusso turbolento, quindi con un coefficiente di attrito, ma quando rallenta abbastanza da far sì che il flusso diventi laminare, il coefficiente di attrito cambia. Cambia pesantemente. Da 0,1 diventa circa 0,6. Allora, che cosa succede? Qui vedete questo, pardon, qui vedete questa cosa succedere, la cosiddetta drag crisis, ovvero il momento in cui da turbolento il flusso diventa laminare e quindi il coefficiente di attrito aumenta improvvisamente per un caro vecchio pallone a 32 spicchi, intorno ai 50 km all'ora. Per un pallone di nuova generazione, intorno ai 50 km all'ora, e per il famigerato Jabulani, festeggiare. Il pallone, una volta provato il quale, Gianluigi Buffon disse, è come giocare con un supertele. Eh sì, più o meno sì, perché mentre la drag crisis per un caro vecchio pallone a 32 spicchi arriva a circa 50 km all'ora, per il Jabulani arriva verso gli 80. Quindi, a causa della morfologia della superficie esterna del pallone, a causa della forma dei pannelli e della presenza, dell'assenza quasi totale di cuspidi nelle cuciture, perché il Jabulani è termosaldato, non cucito, questa sfera è molto più liscia, è molto più soggetta a questo tipo di fenomeno. Quindi la punizione maledetta di Pirlo funziona esattamente in questo modo. La punizione viene calciata senza giro, se la palla girasse il flusso laminare si instaurerebbe a velocità ancora minori, e se auspicabilmente la palla raggiunge la velocità a cui inizia la drag crisis in un momento in cui sta già cominciando la propria discesa verso il basso, è come se entrasse nella marmellata. E un portiere, allenato purché sia, non è in grado di vedere un cambiamento di regime nella fluidodinamica intorno a un pallone. Per cui questo genere di situazione, ahimè, per il povero portiere è molto, 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 molto difficile da gestire. Detto questo, ritorniamo alla matematica e dal talento del singolo, perché anche se uno capisce appunto questo concetto
da un punto di vista numerico e teorico vi posso assicurare che calciare un pallone a 110 all'ora senza farlo girare è una cosa per cui o vi chiamate Andrea Pirlo oppure non è facilissima. E andiamo, torniamo sulla matematica e andiamo su un comportamento un po' più collettivo. Comportamento un po' più collettivo che coinvolge una squadra che qualcuno di voi probabilmente ha visto giocare negli ultimi anni, il Barcellona Football Club, che qui si esibisce in una delle sue specialità. Il passaggio. Vi posso dire, tanto perché voi non vi annoiate troppo, che alla fine di questa sequenza di passaggi il Barcellona segnerà. Vi posso dire anche che io potrei sedermi su quella sedia e stare zitto per 2 o 3 minuti, perché i giocatori blaugrana si passeranno la palla prima di andare in rete. Facciamo una scommessa? Qualcuno di voi vuole dire un numero? 80? No, vabbè, non esageriamo. 42 volte. Prima di arrivare in rete, i giocatori del Barcellona si passano la palla in questa azione per 42 volte, non è il record. Una volta hanno fatto un gol da 56. Purtroppo il filmato non sono riuscito a trovarlo. Ora, sì, è abbastanza snervante, specialmente considerando che anche gli avversari sarebbero andati lì per giocare a pallone. E questi non gliela fanno mai nemmeno toccare. E in questo, appunto, in una particolare partita, il Barcellona ha fatto gol dopo 1 minuto e 22 secondi e il primo giocatore della squadra avversaria che ha toccato la palla è stato il portiere, per raccattarla dalla rete. Ora, mentre i simpatici giocatori catalani vanno a rete, ci chiediamo per quale motivo questa tattica di gioco, il cosiddetto tiki-taka, è così efficace e ha permesso, finalmente, al Barcellona di dominare la scena del calcio negli ultimi 10 anni. Per capirlo, proviamo a fare anche qui un piccolo esperimento mentale. E facciamoci questa domanda. Vi hanno appena nominati amministratori delegati di un piccolo arcipelago vicino alle Maldive, uno dei lavori più belli del mondo. E il vostro direttore vi chiede di costruire una rete di ponti che uniscano tutte le isolette dell'arcipelago. Voi fate una prima proposta e dite: beh, unisco ogni isola con le due isole più vicine, i due primi vicini e i due secondi vicini. E il direttore vi dice: bravo, così per arrivare da quest'isola qui a quest'isola qui occorre una 30ina di passaggi. Non mi piace. Allora voi dite: va bene, unisco ogni isola con un numero di ponti a caso. In questo modo il numero di passaggi si riduce considerevolmente. Posso andare da una qualsiasi isola a una qualsiasi altra isola con un numero di passaggi molto, molto minore che non se unisco tutte le isole dell'atollo con una rete regolare. E il vostro datore di lavoro vi dice: sì, la cosa mi piace, ma c'è un problema, se io taglio o faccio crollare uno o due di questi ponti a caso, mi ritroverò con due semiatolli. E essendo che siamo alle Maldive e lo tsunami è dietro l'angolo, la soluzione non mi piace. A questo punto voi proponete una terza soluzione, la soluzione più efficace. Tutte le isole sono unite da una rete regolare, i loro due primi vicini, i loro due secondi vicini, e ogni tanto tracciate dei ponti a caso, un numero molto piccolo. Per darvi un'idea di quanto piccolo, se prendete un insieme di 10.000 isole e le unite con un reticolo regolare, solo con i loro primi e secondi vicini, occorreranno circa, come ordine, delle migliaia di passi per andare, come cammino medio, per andare da una qualsiasi isola a una qualsiasi altra isola. Ma se aggiungete un 1% di connessioni casuali, questo numero diventa di unità. Diventa di 6, 7, 8. Questo tipo di reti regolari con connessioni casuali, viene detto rete piccolo mondo.
se non fossi appunto nel posto dove mi trovo mi dilungherei un pochino di più a spiegare l'argomento, ma sono convinto che gran parte di voi sappia di cosa sto parlando. Una rete piccolo mondo, cioè una rete regolare in cui sono presenti alcune connessioni casuali, ha due caratteristiche. La prima, il numero di passaggi per andare da un qualsiasi punto, da un punto qualsiasi della rete a un qualsiasi altro punto è molto basso. È un qualcosa che è stato dimostrato nel mondo reale per la prima volta da Stanley Milgram con il cosiddetto esperimento dei 6 gradi di separazione e che è venuto fuori in modo ancora più eclatante con il cosiddetto effetto Bacon. Kevin Bacon è separato da un qualsiasi altro attore sulla faccia della Terra da 3 gradi di separazione. Qualsiasi attore che vi venga in mente, che abbia recitato in un film prodotto, chiaramente non vale citare il vostro dirimpettaio che ogni tanto recita l'Amleto, ha un grado di separazione con Kevin Bacon che rischia di essere molto vicino a 3. Quindi, prima caratteristica, per andare da un punto all'altro di un piccolo mondo è necessario un numero di passaggi molto, molto ridotto. Seconda caratteristica, questa rete è robusta. Se tagliate una connessione, 2 connessioni, 3 connessioni, la rete continua a essere completamente connessa. O quasi completamente connessa. Queste 2 caratteristiche, brevità del cammino e robustezza, ne fanno il tipo di organizzazione ideale per coordinare la comunicazione fra un numero di enti, grande a piacere. A questo punto potrebbe venire il sospetto di dire, non è che il Barcellona, ovvero una squadra, un gruppo di persone che comunicano tra loro passandosi il pallone, è anch'esso un piccolo mondo? Ovvero una rete in cui un certo numero molto ridotto di agenti è connesso con la stragrande maggioranza della squadra e il resto della squadra invece è connesso in modo locale? C'è una buona notizia e una cattiva notizia. La buona notizia è che sì, il Barcellona è un piccolo mondo. La cattiva notizia è che tutte le squadre di calcio sono piccoli mondi. Se uno va a vedere la struttura sottostante, la struttura di passaggi attraverso le quali 2 squadre di calcio comunicano, passandosi appunto fra loro un pallone, scopre che bene o male ogni squadra di calcio organizzata secondo uno schema valido è un piccolo mondo. Qual è allora, se c'è a livello tattico, a livello di comportamento, il segreto del Barcellona? Cosa fa il Barcellona di diverso dalle altre squadre? Per capirlo si può andare a vedere, anche questo è uno studio teorico fatto da Hugo Hachette, si possono confrontare le reti di passaggi di 2 squadre differenti. In questo caso non è stato studiato il Barcellona, ma la Spagna, che a parte 2 o 3 giocatori equivale a dire il Barcellona. E in particolare la partita Olanda-Spagna, la finale dei mondiali del 2010. Non esattamente la partita giusta per rivelare una preponderanza, visto che la partita è finita 1-0 con un gol di Iniesta al 119esimo, ma che ci fa vedere qual è la differenza reale fra le 2 formazioni, l'Olanda e la Spagna. Riuscite a vedere a prima vista qual è la differenza? Come? No. Allora, la Spagna funziona con 2 hub, Xavi e Sergio Busquets, che fa capire che non ci vogliono piedi buoni per essere un elemento essenziale della squadra, mentre l'Olanda funziona con 2 registi che sono Snyder e Van Persie, con Snyder e Van Persie che sono gli hub principali della squadra. No, la differenza è questa. Guardate il numero 11 e il numero 14. I passaggi del numero 11 e il numero 14 si equivalgono quasi come numero al numero dei passaggi 14-11. E lo stesso fra Xabi e il 14 che mi sembra che sia Sergio Ramos, lo stesso fra questi 2 giocatori, lo stesso fra questi 2 giocatori, lo stesso fra questi 2 giocatori. Se guardate, questa parte della squadra è completamente connessa, in qualsiasi senso vada il gioco. Se guardate l'Olanda,
Le uniche tre coppie di giocatori che si scambiano la palla tra loro in modo equivalente si trovano qui e qui e non sono connesse in modo bidirezionale con il resto della squadra. La cosa peculiare del Barcellona è proprio questa ed è stata anche questa dimostrata numericamente. Ogni qualvolta un giocatore si vede recapitare la palla, la cosa che fa più frequentemente è restituire la palla al compagno che gliel'ha passata. E questo crea uno stile di gioco assolutamente unico, perché permette l'instaurarsi di una comunicazione robusta, di una comunicazione efficiente e soprattutto che unisce, che connette in modo pressoché completo tutta la squadra, per cui a un certo punto partono delle improvvise folate di omini in maglia rossa e blu che, in accordo a quello che dice la teoria delle reti, si conclude molto spesso in rete. Quindi il Barcellona, confrontato appunto, confrontando questo schema particolare, il numero di volte in cui un giocatore si vede recapitare la palla che ha appena passato, lo differenzia da quasi tutte le squadre europee. Il Barcellona ha uno stile di gioco unico o quasi, perché c'è una squadra europea che fa esattamente il contrario del Barcellona. Se date la palla a uno, non ve la ridà nemmeno se lo ammazzate. E questa squadra è la squadra per la quale io faccio il tifo, il Torino. Signore e signori, io spero di non avervi annoiato troppo. Per qualsiasi genere di domande, chiaramente, sono qui. Intanto, grazie a Stefano per l'invito, grazie alla Scuola Normale, grazie a voi per la vostra attenzione. Non Sergio Ramos? Ok, grazie. Mi ricordavo che era un giocatore del Real Madrid, ma non mi ricordavo quale. Sì. No, niente, Marco, volevo semplicemente una curiosità. Ma colui il quale dichiarò a Grant, no, che doveva tirare sempre a destra, gli aveva detto anche che Terry sarebbe scivolato sull'ultimo rigore? Ahimè. E poi una piccola precisazione. Lampard lo sbagliò il rigore, lo parò Van der Sar, quindi sì, si tuffò a sinistra. In quel caso sì. Quindi la teoria rigore non torna, perché si tuffò a sinistra e parò. Beh, il primo rigore della serie, poi si è tuffato sempre dall'altra parte. E poi un'ultima cosa, scusa, è vero che ora gli attaccanti conoscono i portieri, è facile fare statistiche, però non ci dimentichiamo che anche i portieri conoscono gli attaccanti e quindi sanno come tirano. Beh, gli attaccanti, ma questo vale di solito in un rigore singolo in una partita, ma se uno va a vedere, ok, nel Chelsea i rigori li tirava solitamente Terry, se non sbaglio. Lampard. Comunque Belletti non credo che abbia mai tirato un rigore, lo stesso Calù, quindi molto spesso, quando si va in una sequenza di rigori, uno è il rigorista designato dalla squadra, l'altro è il sostituto, gli altri solitamente i rigori non li tirano. Quindi il portiere conosce uno o due delle persone che infatti, statisticamente, siccome anch'io sono appassionato di queste cose, nella lotteria dei rigori, se ci fai caso, segnano sempre i terzini e quelli che non tirano mai, perché tirano la botta e il portiere non li conosce. Invece il rigorista classico, hanno sbagliato ai mondiali Platini, hanno sbagliato Zico, perché li conoscano, sapevano dove tiravano e il portiere si adeguava. È una cosa che da un punto di vista, diciamo, neuroscientifico è stata studiata e ha due aspetti. Il primo, ok, è che viene conosciuto il rigorista. L'altro è che quando ci si schiera di fronte portiere rigorista, chi ha da perdere è il rigorista. E questo lo espone a una situazione di tensione. Tensione che aumenta tanto più quanto la gara va avanti. Se uno va a vedere, i rigori vengono sbagliati in percentuale sempre maggiore man mano che la gara va avanti. Solo per riprendere Frankie Lampard, lui ha segnato in quella finale. Scusate.
Lo so che il tema è caldo, però così non riusciamo a fare molta strada. Cerchiamo di organizzarci un attimo e non trasformiamolo in una conversazione a due, che poi dopo possiamo fare, però cerchiamo di essere cooperativi. Facciamo un po' il tiki-taka anche con le domande. Andiamo a controllare, anche a me sembrava che tu abbia ragione. Allora, il fatto è questo: man mano che si va avanti nella sequenza aumenta il grado di tensione, questo è dimostrato dal fatto che i rigori vengono sbagliati con maggior frequenza man mano che si va avanti, e man mano che si va avanti vengono schierati i rigoristi più bravi. Di solito si sceglie questo tipo di soluzione. Questo è un secondo aspetto. Il terzo aspetto è che, appunto, da un punto di vista di possibile gestione dell'insuccesso, un giocatore famoso, e un attaccante di solito è più famoso di un difensore, un giocatore che ha sulle spalle la responsabilità della squadra è molto più stressato di un difensore, e quindi è più prono all'errore. Ultima cosa, gli attaccanti vengono schierati più spesso dei difensori nella cosiddetta lotteria dei rigori, quindi si fanno vedere di più e hanno più probabilità di sbagliare. Quindi è una cosa abbastanza complessa. Allora, no, faccio per bilanciare un pochino la cosa, quindi ti ringrazio per... ho scoperto che il calcio è interessante, quindi... Insomma. Solo ora? La domanda quindi è questa, per bilanciare il rispetto sempre alla questione dei rigori. La teoria direbbe, von Neumann direbbe, che la strategia vincente per entrambi buttarsi o tirare a caso, quindi a destra con probabilità un mezzo. Però mi sembra di capire che non è così, cioè tu stai dicendo in una direzione o nell'altra è bene orientarsi, però ecco, queste due cose non, diciamo così, da sole non stanno insieme, e per farle stare insieme ovviamente ci sono studi cognitivi, psicologici eccetera, però a questo punto mi sembra complicata la statistica, perché non tutti i rigori sono uguali, c'è un rigore in una partita di influente, ci sono i rigori dei mondiali, ci sono i rigori, quindi non so se potevi sviluppare un po' questo. Sì, allora, non tutti i rigori sono uguali, infatti qui abbiamo parlato solo dei rigori che vengono tirati alla fine di 120 minuti in parità, solo la sequenza di 5 rigori che vengono tirati per definire il vincitore di uno scontro diretto. I rigori singoli nel corso di una partita hanno una statistica dei comportamenti piuttosto differenti. Qui si tratta proprio di un gioco completamente diverso, sono proprio due giochi diversi, e appunto nei rigori tirati durante una partita si raggiunge una specie, i calciatori professionisti raggiungono inconsapevolmente una specie di equilibrio di Nash, perché quasi tutti giocano una strategia mista, tirando circa il 70% delle volte dal loro lato dominante e circa il 30% delle volte dal lato non dominante, e i portieri fanno altrettanto. Appunto, Van der Sar era un'eccezione, Van der Sar era uno che si tuffava molto di più sul lato dominante, non applicava una strategia mista, non gliel'avevano spiegata al corso portieri. Quindi diciamo, quello che appunto fa la differenza qui fra la teoria e l'esperimento sono proprio gli aspetti cognitivi, principalmente gli aspetti cognitivi legati sia alla percezione della storia precedente, il fatto che mano a mano che la sequenza di rigori procede si vedono comportamenti sempre differenti, sia il fatto che questi comportamenti non sono facilmente estrapolabili. Tanto per dare un'idea, ho detto prima che nei calci di rigore, man mano che si procede in avanti con la sequenza, aumenta la probabilità di errore. Però questa probabilità di errore dipende dalla vastità dell'audience. Ai campionati mondiali è così. Ai campionati europei l'ultimo rigore, il quinto, è stato sbagliato una volta su 28. Quindi, primo, non abbiamo ancora una statistica abbastanza accurata. Non si possono organizzare tutte le settimane i campionati del mondo, ahimè. Secondo, appunto, la quantità di stress pare influisca in modo non trascurabile, pare, perché appunto la statistica non è ancora accurata, però
L'aspetto cognitivo è in questo genere di studi è preponderante, e i rigori possono insegnare molto sugli aspetti cognitivi dell'essere umano, proprio perché il gioco da un punto di vista matematico è chiaro e facile, quindi qualsiasi deviazione deve per forza coinvolgere degli aspetti cognitivi, e per questo che è secondo me molto interessante. Dobbiamo iniziare a studiare le statistiche sulla 24 ore di calcetto matematici contro fisici degli studenti della scuola normale, perché lì ci sono 2.000-3.000 gol, insomma. Prego. Sì, la mia è una constatazione, non una domanda. Il fattore stress sicuramente incide, proprio perché è dimostrato che la strategia più logica, che avrebbe chi batte il rigore, non viene quasi mai seguita, proprio perché si rischia la figura di M. Cioè la differenza tra chi batte e chi para è chiaramente che chi batte rischia tutto, chi para non rischia niente. La cosa più logica da fare, che è dimostrato matematicamente, è quella di tirare nel mezzo. Tirando nel mezzo si hanno le maggiori probabilità di successo, proprio perché i portieri si buttano da una parte e dall'altra. Non lo fa quasi mai nessuno, perché vedersi parare un rigore tirato nel mezzo non è bello. Questo è verissimo. La platea dovrebbe essere informata che la persona in questione è mio fratello, quindi questo intervento è stato fatto apposta per supportare l'oratore. Ma ci sono altri aspetti cognitivi molto belli. Questo, fra l'altro, appunto, è stato dimostrato che i portieri si buttano nel caso di un rigore, quindi tirare al centro è probabilmente una scelta molto, molto, molto logica. Per il primo rigore, per il secondo sicuramente, poi forse inizia il dramma, ma ci sono anche altri aspetti molto, molto divertenti. Una cosa molto divertente è il fatto che il vantaggio che è riservato a chi inizia a tirare è notevole, circa nel 65% dei casi vince la sequenza chi tira per primo. Un'altra cosa molto interessante è che potete credermi come no, ma si possono cercare gli articoli in rete. Se il portiere è vestito di rosso, potrebbe avere qualche chance in più. Questo statisticamente è stato intuito sulla base di uno studio, poi sono stati fatti degli esperimenti, si presume molto divertenti, in laboratorio, facendo tirare dei rigori sempre agli stessi portieri, i quali però cambiavano semplicemente da una settimana all'altra la maglia. I portieri in maglia rossa avevano un'efficacia nel contrastare i rigori statisticamente significativa. Questo potrebbe sembrare assurdo. Era stato ispirato da uno studio di Barton e Hill, pubblicato su Nature, i quali avevano mostrato che alle Olimpiadi, negli sport di combattimento, chi nel sorteggio si vede assegnare la canottiera o la tutina rossa ha una probabilità lievemente più alta, lievemente ma statisticamente significativa, di vincere. Questo è uno studio pubblicato su Nature che ha suggerito il fatto che, appunto, il colore rosso che l'essere umano associa alla dominanza e all'aggressività possa avere un qualche ruolo. Chiaro che questo studio ha creato molte polemiche, è stato seguito da altri studi. Due neurologi tedeschi hanno dimostrato che negli sport di combattimento c'è un bias pesante. Perché? Perché negli sport di combattimento ci sono i giudici, e hanno organizzato il seguente controesperimento, mostrando a dei giudici dei combattimenti di taekwondo in cui i combattenti indossavano paramenti rossi o blu, e mostrando a due set diversi di giudici gli stessi combattimenti, però con i colori invertiti al computer. In entrambi i casi, chi era vestito di rosso vinceva più spesso. I giudici erano portati, nei casi dubbi, ad assegnare la priorità all'omino vestito di rosso. Quindi, il colore che vestiamo può avere un qualche senso, quindi la scelta di quella maglietta è sicuramente adeguata, ma potrebbe questo effetto non essere così banale come pensiamo. Formazione politicamente scorretta, ma sì, che ci so, piace. Prego. A proposito del colore delle maglie, nel calcio avviene con il bianco-nero questa soggezione. Però vabbè, detto questo, però sì, non più con il rosso. Altrimenti mi fa sempre molto ridere sentire 32 sul campo, quando in realtà sul campo sono 15. 16 ora che c'è anche una stima per eccesso. Comunque, tornando alla teoria delle reti, in quell'articolo dove si analizzavano le reti di Olanda e Spagna,
Se non ricordo male, il risultato finale fu che la rete della Spagna aveva una distribuzione della centralità più uniforme e quindi era quel valore che in qualche modo era predittivo, diceva allora, questa squadra distribuisce la palla più uniformemente e quindi insomma, è riuscita a vincere, quindi ha trovato questa correlazione qua. Però in quella rete lì è considerata, cioè il nodo manca di una caratteristica, ovvero lì si considera gli scambi fra i giocatori ma non la posizione. Cioè, esistono studi in cui, e se non esistono andrebbero fatti, e forse li faremo, perché conosco la materia perché ci sto lavorando, in cui si analizza anche lo stato del nodo e quindi come si modifica in base agli avversari, perché per esempio il tiki-taka del Barcellona contro il catenaccio di Mourinho non ce l'ha fatta. Quindi non basta la centralità, c'è anche qualcos'altro in mezzo. Sì, allora, innanzitutto bisogna ricordare che appunto il calcio è uno sport non ergodico, per cui non sempre la squadra più forte riesce a vincere. Comunque sì, c'è uno studio di due ricercatori giapponesi, adesso non ricordo il nome, che definivano i nodi non come giocatore ma come giocatore abbinato ad una zona del campo. Quindi ogni nodo era dato da un giocatore in una particolare zona del campo. Non sono stati fatti studi, almeno io non li ho trovati, in cui appunto lo stato del giocatore cambia in funzione dei giocatori che lo circondano. È stato fatto uno studio piuttosto interessante, poi dopo se vuoi ti do i riferimenti, in cui si dimostra che c'è al di fuori dell'area di rigore una distanza minima, una specie di threshold, una specie di soglia oltre la quale chi ha la palla anche tirando non riesce mai a fare gol. Cioè per riuscire a tirare e a fare gol il giocatore avversario più vicino deve stare ad una certa distanza e questa separazione è piuttosto netta. Quindi di sicuro la decisione su cosa fare è influenzata dall'intorno, dai primi vicini del giocatore stesso. Purtroppo questa cosa ancora in modo serio non è stata fatta e credo che questa per te sia una buona notizia. Sempre. Qualche altra domanda? Beh, allora ci fermiamo, ringraziamo di nuovo Marco. In realtà io spero che avremo occasione di riparlare di alcune di queste cose qui alla scuola, perché credo che sia un tema che merita di essere un po' approfondito. Ci stiamo anche provando un pochino a lavorare in modo semiserio. Probabilmente è uno di quei casi in cui la necessità sviluppa l'ingegno, perché Marco è tifoso del Torino, io del Bologna, e questo la dice tutta. Buona serata, c'è un cocktail qui davanti per chi si vuole fermare.